Buongiorno, siamo qui sulla preziosa MSC Crociere con il direttore marketing Andrea Guanci, che ci parlerà, partner ovviamente dell'IMAF Chef Cup, che parlerà dell'evento che si è svolto oggi. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto mi fa molto piacere che IMAF Chef Cup abbia scelto MSC Crociere come suo partner e soprattutto abbia voluto coronare l'evento e la premiazione degli chef stellati a bordo della nostra ammiraglia MSC Preziosa, la nuovissima nave di MSC Crociere che è stata varata giusto un paio di mesi fa. Sono contento perché è stata scelta la nave come location e sono contento perché a mio avviso c'è una grande affinità tra quello che è che sono i motivi e il razionale di IMAF Chef Cup e quelli che sono i valori della MSC Crociere. Non a caso oggi durante il nostro incontro citavo il nostro motto, il nostro claim, vivere Mediterraneo. MSC Crociere è vivere Mediterraneo. Per noi siamo una multinazionale, lavoriamo in 45 paesi nel mondo con 12 navi che solcano un po' tutti i mari, ma in ognuno di questi mari, in ognuna di queste navi vogliamo portare la mediterraneità, i valori dell'italianità in primis, ma poi della mediterraneità in genere. E tra questi è inutile ricordarlo, quello dell'enogastronomia è uno dei principali. E quindi oggi assaggiare le prelibatezze degli chef che ci rappresenteranno poi anche negli Stati Uniti e che prelibatezze molto mediterranee, devo dire, entrambi i piatti ricordavano tantissimo la cucina mediterranea e quindi piatti e pietanze che in una maniera o nell'altra, magari non esattamente così, noi proponiamo tutte le settimane a tutti i nostri ospiti, sia quelli naturalmente italiani, ma anche ai tantissimi ospiti stranieri che nelle nostre navi imparano un pochino la cultura mediterranea. In senso largo e anche in senso enogastronomico. È una votazione sui piatti che sono stati presentati, che hanno vinto ovviamente. Io darei 10 ad entrambi e sono rimasto davvero molto sorpreso positivamente dal piatto proposto dalla chef qui delle zone del Casertano. Sì. L'idea bellissima della mozzarella con gli spaghetti all'interno che ripropone sicuramente un classico della cultura mediterranea rappresentato, come ci spiegava la stessa chef, dal film di Totò, però visto in chiave completamente moderna, sorprendente se vuole, quindi dimostra come anche degli ingredienti semplici di grandissima qualità, evidentemente come le mozzarella di bufala, la pasta di Gragnano, poi però possono davvero sorprendere, non solo col gusto, perché erano veramente buone, ma poi anche come si sono presentate. E che dire poi del piatto dello chef invece del Nord, che devo dire era veramente gustosissimo, con dei prodotti di pregio, per carità, foie gras, la quaglia, il tartufo, e la capacità di combinare questi sapori e far diventare un nuovo sapore che devo dire veramente, veramente gustoso, a dir poco. Questo evento si trasferirà poi a settembre per l'American's Cup, dove ci saranno dei chef italiani che si sfideranno con quegli americani, quindi una bella vetrina anche per i prodotti italiani e la parte culinaria, insomma, cioè esportiamo la cucina. Sono molto contento che vadano questi due chef perché devo dire che a mio avviso non solo sono molto bravi, ma riescono a rappresentare davvero molto bene l'italianità e il carattere italiano e mediterraneo della nostra cucina. Adesso una domanda personale, c'è un piatto che le ricorda nella sua infanzia, un aneddoto particolare alla quale è legato? Guardi, ce ne sono diversi, passando la mia infanzia direi la parmigiana di melanzane, era un piatto che mi preparava mia nonna, che adesso non c'è più, e che era, come dire, molto ricco, ed era quel piatto che adesso qui a Napoli, noi la MSC Crociere qui a Napoli, mi permette di ritrovare magari in qualche trattoria, in qualche posto, con dei sapori veramente definirei mediterranei, è difficile trovare un piatto del genere altrove. Certo.